L'idea appunto nasce dall'idea del burraco, dell'unto in codice, quindi quella è stata un'intuizione. E poi in realtà l'ambientazione, ovvero quella della casa in cui viene trovata la vittima, che è una cosa di cui non abbiamo parlato, invece appunto è interessante, è una casa vera, che si trova via Pisciceelli, che è una strada di Napoli non molto lontana da qui, una strada del quartiere di Chiaia, che è molto popolare, quindi ci sono che ne so, le signore che stendono i panni, i bassi, i motorini parcheggiati, i bar con i tavolini di plastica verde, eccetera. Quindi se ti affacci da un lato di questa strada, vedi questa Napoli molto, molto popolare, no? Molto verace. Girando, io mi trovo a casa di questo mio amico, quindi vedevo, c'era veramente questa signora che stendeva i panni con questo cane chiattone che steso a quattro di bastoni, e sentiva il Gigi Finizio, mi giro e lui mi disse: "Guarda questa cosa, è incredibile, girati dall'altra parte", mi giro dall'altra parte, la finestra, io stavo in salotto, la finestra della camera da letto dava su un palazzo nobiliare rivestito di stucchi, con il soffitto che era poco meno del soffitto di questa biblioteca, e lui disse: "Hanno anche il maggiordomo con i guanti bianchi". Io dissi: "No, non è possibile, cioè io sto in una casa, in una stanza, e sono praticamente in un varco dimensionale, perché da un lato c'è una città, dall'altro lato c'è Downton Abbey, cioè c'è proprio un altro posto". E pensai: "No, questo posto deve entrare in un libro, prima o poi scriverò un libro soltanto perché deve entrare in questa casa". E alla fine poi le cose nel cervello si incontrano e alla fine è arrivato. Se avessi la possibilità di cambiare una parte della storia, quale parte cambierebbe o cosa aggiungerebbe? Mamma mia, che domanda! Aggiungerla dovreste aggiungerla voi, quindi. Aggiungerla dovete aggiungere voi, quindi in realtà no, togliere niente, perché beh, con il rischio di togliere elementi importanti per il giallo, e poi insomma mi sono veramente molto affezionata a tutti i passi. Probabilmente aggiungerei qualcosa in più sul gatto. Ma proprio perché mi diverto tanto a scriverlo, quindi mi piacerebbe aggiungere qualcosa anche proprio di vita domestica, perché a me piace molto descrivere i momenti di vita dei quattro, perché non lo so, cioè mi trovo proprio bene con loro, è come se fossero delle persone vere, e quindi mi piace farli chiacchierare, mi piace farli interagire tra loro. C'è Cove che mi fa morire da ridere, e la professoressa Papararo è pure, insomma, uno dei miei personaggi. Forse inserirei qualcos'altro anche di suo, perché però appunto qualcosa di più proprio sui personaggi, magari anche slegato dal giallo, proprio per divertirmi nell'interazione fra di loro. I miei scelti sono ispirati a persone che conosci realmente. Allora, Ariel sono un po' io, caratterialmente, ma lui sono io come vorrei essere, cioè nel senso archeologa, appassionata di gialli, però molto più intelligente di me, quindi mi piacerebbe essere come lei, così molto sveglia, molto. E invece gli altri due in realtà, Cobbe non esiste, Cobbe proprio me lo sono inventato, quindi sana pianta. Così come tutti i personaggi coinvolti nel giallo, me li sono proprio inventati. Samuel esiste o non esiste? Nel senso che io ho conosciuto veramente una coppia di fratelli sardo-nigeriani che erano venuti a studiare a Napoli all'orientale, perché erano venuti a studiare i Swahili, che è una lingua africana. E quindi insomma mi piaceva l'idea diciamo, di questa doppia provenienza, però il mio Samuel è molto più bello di quello che ho conosciuto in realtà anni fa. Però sì, cioè, ho preso spunto perché era carina proprio questa provenienza, e no, per il resto sono quasi tutti. Ah no, la professoressa Papararo è la mamma, che ora purtroppo non c'è più, di una mia
di una mia cara amica che era veramente una donnina piccola piccola, un po' così, con tutti i capelli bianchi, però cervello sveglissimo, portentoso, ecco, e quelle, lei è il mio augurio da qui a 40 anni, no, non di meno, non troppo, non tantissimi anni, cioè di essere così. Lei come mi piacerebbe essere tra tanti anni. Tutto in realtà è nato letterariamente prima, e poi, infatti era un gatto rosso, e poi è arrivato a casa mia un vero gatto nero, che lo trovate in foto nel risvolto, che si chiama Marichiaro, e che ovviamente ho studiato, ho stalkerizzato per capire tutti i movimenti, tutti i versi di miagolio, quando fa le fusa, perché, come miagola a seconda di cosa vuole comunicare, quando la coda, le orecchie, quando tira le orecchie all'indietro, sembra il coniglio pazzo e sgrana gli occhi, insomma, per vedere un po' le sue reazioni, quindi quello sì, però diciamo non è proprio Marichiaro, si mette a risolvere i delitti perché non... è troppo pigro. Quanto tempo impiegavi per scrivere il libro? Allora, io ho impiegato un anno per scrivere le prime 30 pagine, perché cominciavo a scrivere, poi interrompevo, facevo altre cose così, e poi il mio primo editor, nonché marito, quindi una persona che ha, come dire, un doppio importantissimo ruolo nella mia vita, arriva un giorno da me e dice: allora, ho parlato con la responsabile di Mondadori, era l'8 dicembre, io avevo scritto 36 pagine, ho parlato con la responsabile di Mondadori, il libro esce a giugno, quindi vuol dire che quindi vuol dire che tu a marzo lo devi consegnare. E io ho visualizzato quelle 36 pagine e ho detto cose che non è il caso di dire nella sala radio della biblioteca, e ho detto, e lui ha aggiunto, io ho detto che naturalmente ce la fai, io, ma certo che ce la faccio, e da allora il poverino ha mangiato soltanto cose confezionate, ma ce l'ho fatta. E quindi in realtà questa è una genesi particolare, perché la scaletta, come dire, è stata molto lunga. Poi l'ho finito nel giro di un mese e mezzo, in realtà, anche poi il primo febbraio era finito, e quasi, diciamo. E quindi, insomma, questo non so se poi si vede, diciamo, che il primo ha questo respiro, così anche il secondo. Però mi sono divertita anche a fare questo, cioè avere poi una scadenza ti mette proprio le ali, veramente, con la pubblicità della Red Bull. Sì, no, perché devo finire, cioè non c'è un se finisco il primo febbraio. Io finisco il primo febbraio a costo di non mangiare, non dormire e fare la barbona senza, sopra una sedia, io finisco il primo febbraio. E quindi questa, insomma, è una bella spinta. Qualche personaggio che non è presente nel libro di Terrore, che ti piacerebbe aggiungere? Questi sono suggerimenti. Questi sono suggerimenti per... non lo so, allora, io per esempio qualcosa di più su... forse sulla... sono suggerimenti in realtà anche per me per il futuro, perché poi dovendo andare avanti, perché non inserire una scomodissima ex fidanzata di qualcuno, un ingombrante ex fidanzato di qualcun'altra, perché no? Sì, ma sempre qualcosa di torbido a livello sentimentale, perché poi la parte rosa, diciamo, paradossalmente è più complicata la parte rosa che non la parte gialla. E quindi sì, poi se ti viene in mente dimmelo. Scrivendo a Napoli, qual è la sua Napoli ideale? Allora, posso dire una cosa proprio banale? Una Napoli in cui i trasporti pubblici funzionino bene. Cioè veramente, io penso che questa città... Sì, una cosa proprio facile. Sì. Una cosa... questa non è una città... Questa secondo me sarebbe una città estremamente vivibile, ma capite, ai livelli di Bolzano, cioè proprio ai livelli alti della classifica, perché poi abbiamo un bel clima,
si mangia bene, abbiamo cose meravigliose, voglio dire, questa sala è uno degli esempi. Se i servizi, diciamo, funzionassero meglio, mi accontenterei, diciamo. Poi la criminalità organizzata è ovvio, non vorrei che esistesse, però quella, diciamo, la condividiamo purtroppo con tante, con la realtà di tante grandi città, quindi, diciamo, non è un problema solo napoletano, è un problema proprio delle grandi città. Diciamo che avere una metro che non si blocca ogni 3 giorni sarebbe per me proprio un motivo di grande gioia. Anzi, a tutti i giovani che vorrebbero diventare scrittori come lei. Allora, innanzitutto leggere tantissimo, perché non si può, la lettura è la benzina della macchina della scrittura. Se non c'è lettura, la macchina non parte, cioè è proprio un meccanismo molto semplice. E quindi sicuramente leggere tantissimo, leggere anche di tutto, cioè leggere un libro che ha senso, vi ispira, vi piace, quindi andare in libreria, annusare i libri, toccarli, andare in biblioteca, per chiedere, parlare con i librai, eccetera. E poi frequentare i luoghi in cui si fa la letteratura, si fa la scrittura, quindi i laboratori di scrittura. Io per esempio ho seguito e seguo tuttora il laboratorio di scrittura di Homo Scrivens, e confrontarsi con altre persone sulla scrittura è molto molto stimolante. Andare alle presentazioni, frequentare le fiere, i festival, perché lo scrittore, dobbiamo un po', si ha questa idea dello scrittore, della persona sola che con il lume di candela, con la tazza di caffè, che scrive. In realtà poi scrivere il libro è parte di un processo. Il libro poi deve essere pubblicato, deve essere conosciuto, e nessuno scrittore è da solo. Si confronta con altre persone sia per il momento creativo, sia nel momento poi, diciamo, produttivo, nel senso quando il libro esce, viene proposto a una casa editrice. Quindi conoscere le persone e le occasioni che fanno il mondo della letteratura, che fanno parte del mondo dell'editoria e della letteratura. Quindi banalmente conoscere le persone che hanno lo stesso tuo sogno e desiderio. Ma quando lei ha scritto questo libro, le idee sono venute in mente spontanee o ci ha dovuto pensare un po' prima di scrivere? Allora, diciamo la prima idea, l'idea da cui nasce normalmente un giallo, è il modo in cui l'assassino viene scoperto. E da lì sono partita a ritroso. Poi alcune idee vengono, diciamo, così spontaneamente, pensa anche casualmente, cioè proprio mentre cammini, mentre ti fai la doccia, dici Normalmente le idee vengono quando non hai un pezzo di carta per scriverle, e quindi devi stare, oddio, non mi devo dimenticare, e poi scriverle appena si ha l'opportunità. Poi molte cose vengono in mente scrivendo, nel senso che magari un personaggio dice una cosa, dice però questo potrebbe fare quest'altra cosa, e poi crescere così. Normalmente io comunque faccio come tanti, faccio comunque una scaletta, quindi ho un'impalcatura, so che nel capitolo 15 deve succedere questa cosa. Come deve succedere è una cosa che poi mi diverto anche a crearla, quindi le idee possono anche venire appunto durante la stesura. Nel libro ci sono riferimenti a grandi classici come appunto Mycroft, il fratello di Sherlock Holmes, ma per scrivere questo libro a quale classico o scrittore si è ispirata? Allora, ovviamente gli spunti sono tanti, perché sono tutti, come dire, ho letto tutti i libri che io cito a un certo punto, no, dei delitti in codice, quindi li ho letti o riletti proprio per, anche per non riproporre determinati meccanismi, perché poi il delitto in codice appunto è unico, no? Come l'enigma della camera chiusa, una volta che ti sei giocato quella soluzione non la può usare nessun altro. E poi, beh, sicuramente le atmosfere di Agatha Christie. E poi ci sono dei gialli di una scrittrice statunitense che si chiama Lillian Jackson Brown, che è una scrittrice in cui appunto, che era una serie, in cui appunto gli aiutanti detective di questo giornalista sono due gatti. Quindi leggere poi quelle storie dà anche degli spunti per
sui comportamenti del gatto che possono essere utili. Cosa vuoi trasmettere con la scrittura di questo libro? Perché fate queste domande difficili? Allora, ma in realtà non c'è un messaggio preciso. Mi fa piacere che arrivi un'idea, che però non è una cosa che ho fatto intenzionalmente, però mi fa piacere che arrivi un'idea, che è l'idea del gruppo, della comunità. Non l'abbiamo accennato prima, però i quattro coinquilini sono quattro persone che vengono dai quattro angoli del mondo. Sono appunto un giapponese, un sardo nigeriano, una molisana, il molise come sapete non esiste, italiana e molisana e italo-americana. Nessuno è napoletano, tutti vivono a Napoli, io ho studiato in un'università dell'orientale dove venivano persone veramente da tutto il mondo perché si studiano lingue come il tibetano, che credo in Europa si studi qui e forse a Parigi. E questo mi ha dato modo di conoscere veramente persone di ogni provenienza e che si trovano qui per i motivi più assurdi, non so, la ragazza russa che studia, la ragazza coreana che studia russo a Napoli, che ci fai qui? E tutti poi diventavano in qualche modo napoletani in un modo tutto particolare, tutto loro. E quindi l'idea di questo gruppo colorato, variopinto dal punto di vista etnico, ma in cui ci si capisce perfettamente, in cui non esistono più differenze, ma solo peculiarità. Mi piaceva molto e penso che sia un bel messaggio da trattenere, soprattutto in questo malato periodo storico.